Adesso ma sapere qual è questa tua genialissima pensata? Genialissima e redditizia. E state ma buona sentita, perché in questa impresa purtroppo ho bisogno anche di voi e tutto si deve svolgere con metodo e disciplina. Hai ma vuoi sbattere di me? Hai battuto! Altro che mille, quasi tanti, no. Di almeno 20 o 30 mila lire! Ma se fate la cavola, come sapete, ieri sera sono stato al battesimo del primo genio di una nobile famiglia, i baroni Davos. Mentre mi intrattenevo con alcuni membri di questa nobile famiglia, fui invitato e costretto a fare anche io il mio bel augurio a un nuvolato. E così cominciai il mio bel biscotto esordendo con queste parole. Alzai in alto il calice e dissi: fratelli! Fratelli! Italia! Fratelli! Italia! Italia! Sedesco! Oh no, questo si zucchero, non si mangiano! Cominciai quindi esordendo calici alla mano con queste parole. Signori! Signori, in questo giorno lieto e fausto, dove siamo pervasi di vera e infinita gioia, io però dico che la vera gioia, la vera felicità, sta nel trasfondere anche agli altri quella felicità che noi oggi proviamo per il nascituro. All'uomo, e per questo motivo io propongo di formulare, di costituire un comitato benefico che abbia l'umano compito di portare un sorriso, la gioia e la felicità a chi vive nell'indigenza e nel dolore. Ma mettiamoci in indigenza! E se non si dovrebbe partire questo comitato, ovviamente. Del comitato. Io sono il membro fondatore, eccetera, e subito i membri di famiglia consentirono alla mia proposta e così fondammo il comitato e io sono il membro fondatore. Ma Patrista ha fatto la via d'Ali dell'Auro! Non c'è sta che la fai più bel dono e di chi nulla possiede. E tu che dono hai fatto? Ma come che dono ho fatto? Quello di fondare il comitato. Non solo, ma ho già segnalato il nome della prima famiglia che dovremo beneficiare. E chi sarebbe sta famiglia? Come chi sarebbe? Non mi vale di niente. La nostra! La nostra! Ma sì signora, la nostra, quella, che muore da qui. Ma che dovevo fare? Dovevo segnalare il nome di un'altra famiglia? No. Io come membro fondatore del comitato ho due compiti. Il primo è quello di essere padre di famiglia e il secondo è quello di portare avanti la parata. Ma lui non lo dico, non sta qua. Dovevo segnalare il nome di un'altra famiglia. No! Non dovevo segnalare la nostra. Ma lo dovevi fare? Ma lo dovevo fare, mi stiamo arruinando, noi siamo vedenti e sudici. Ma la cosa bella, la vedrete, quando arrivano i nobili del comitato, capito? Che era il capo. Perché no? No, io sono la posizione, devono venire per poter verificare con i loro occhi la triste miseria di questa casa per commuoversi e poi elargire. E papà scusa, ma se loro arrivano e ci trovano qua? Devono trovare qua, mi devono trovare, io come membro fondatore del comitato sono arrivato un po' prima, la capita. E di capirlo fallo, giusto, capirlo fallo, devo preparare l'ambiente. In questa casa non deve trasparire nessun segno di difesa, per cui tutti i preziosi togliono la mezza. Ma lascia la casa morta, aspettate un momento. Forse no, la roba mezza, per la chiamo la prima. Bene, questa dama deve stare qua. O dietro vicino a nonna, ma ti prometto vicino a nonna che fa sempre le pressioni. Ecco. Scusa! Scusa, che sto a fare? Questa casa deve essere subito, c'è patente. E capito? Il nonno più al centro. Ma mangiati! Ma sì, sono così tranquillo! Ah, vedi così? Bene, come si inizia a delineare il quadro, vedi, guarda la casa. Bene, così. Però vicino al nonno paralitico, una malata ci starebbe proprio bene. No, vuoi fargli in acqua? Io no! Mi fa già
Ma dai, cucco te. No, io sono così bello. Stai malata. Ma se non lo vedi. Ma dai, ti dico cucco te, stai malata. Tipo, io ho una posizione. Bravo, dici bene, la linea verticale, lui, una linea di orizzontale, cucco. E fatti brutta, anzi, naturale. Scusalo. Devi prendere la testa tra le mani, guarda, bene, così, testa tra le mani, spegni l'occhio. Sì. Spegni l'occhio, per esempio, che devi essere disperato, non ce la fai, ma non spegni. Spegni, ma tu sei troppo, troppo assalata mentre tu vuoi. Oh, bella, pensa a te, ma. Ora sì, ecco come si inizia a venire il quadro. Fratello in Italia, fratello in Italia. Bene, hai messo lo sborosalco? Che bella. Tu sei troppo un fiore, sei troppo bella, fai una cosa, mettiti nella stanza e aspetta un mio segnale, casomai diciamelo io. Dunque, devi mi sono bravo, come sei pronto? Ti parlo, quando mi hai visto casa, si sa che dunque, ti dicevo, testa tra le mani e spegni l'occhio. Bene, spegni l'occhio, mi raccomando. E quando mi dissero i miei nobili, mi raccomando, non parlare. Qualsiasi cosa succede, vado lì, ui, Gianni, una continuazione. No! Alzati un po' soffrente, dici, ah, sì, dici, forza, però, vi ho tutto medicina, che ora farà la tarantella?
che lavoro, che lavoro, caro baronessa, che lavoro. Quello là è un ubriacone maledetto, sta sempre in taverna a bere, e quando torna ubriaco, piccia la morte. Che tristezza, e che squallore. E che tristezza, che squallore. Allora vogliamo stabilire la cifra, eh? Però raccogliamo i frati, non che ci facessero i punti addosso. Io proporrei di dare... il più possibile, cara baronessa, date le condizioni. Un'occhiata a questa casa. Ma che realtà? No, 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 baronessa, no, 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 che puzza, che schifo! E che ci stava dentro? Ma ci stava dentro? Ma ci sono i topi, paradessi, i topi! Ma che zoccole per la gente di topi? Forza, allora, vogliamo sapere la città.
stamattina dice ho lasciato 50.000 lire. No, avete fatto benissimo. Io dicevo, ho lasciato 50.000 lire a casa, sono uscito senza soldi, ho come il prendo degli assegni. Vogliamo stabilire questa cifra? Dunque io direi di dare 100.000 lire. No, no, è troppo. Facciamo 90.000 lire. È troppo. Facciamo 85. È troppo. Ma voi siete un po' avaruccio. Ascoltatemi, facciamo così. Mettiamo 50.000 lire in una busta e gliele diamo a marito, va bene? Sia la parola vostra che la parola mia, diciamo 60.000 lire, va bene così? Come da dopo? Un attimo solo che l'alcolizzato mi chiama, No, dico, siccome vedo che state chiacchierando tra di voi, se io e mia moglie diamo fastidio, ci possiamo litigare anche un po' in camera da letto. Ma vai la cantina a bere! Andare in cantina a bere, ci piace un ciò, ci piace. Dunque dicevamo, ora vogliamo fare 60.000 lire. Se facciamo, va bene? Se permettete, io dissento. Come volete sapere, io stamattina ci ho portato il pacco e qui non voglio cacciarlo, che poi quello sarebbe tutto quanto. Allora facciamo una cosa, la parte del pallone la metto io. Bravo! Facciamo un assegno di 60.000 lire e poi voi mi date i soldi, va bene? Bravo! Signora, io intesto un assegno, voi come vi chiamate? La nanna. Come? Maddalena. Maddalena. Oh. Ma non sono la dita, sarà me. Stabilire, ma non ho capito, ma avete voluto che mi disturba
non vogliamo restare su. Ma io però posso fare. Ah, un commentatore, lasciateci solo. Scusate, voi siete il padrone di casa. Voi siete il padrone di casa. Sì. Voi avete il diritto e l'autorità per farlo, quindi accompagnare questo signore alla porta. Sì. E io vi faccio mettere alla porta da questa nel buco. E quello è il padrone di casa. Commentatore, noi ringraziamo la stessa di quello che avete fatto. Però io e mia moglie, Maddalena, adesso dobbiamo restare soli, perché qua ci abbiamo da fare, quindi noi ringraziamo. E arrivederci. Sì. Sta bene. Dobbiamo... Io me ne devo andare.